Nulla di fatto, ancora tutto fermo sul cantiere della scuola elementare di Mascione in contrada Casale. Dopo la chiusura e l'abbattimento avvenuti nel 2016, i lavori per la ricostruzione dell'edificio sono ancora allo stadio iniziale. Il consorzio che si era aggiudicato l'appalto chiese tempo fa correzioni progettuali. Il comune di Campobasso fu pronto a rispondere, ma ad oggi, a distanza di poche settimane dalla ripresa delle lezioni, ancora disagi per gli ex alunni della scuola che sono stati costretti a spostarsi in altre zone. A tal proposito, una conferenza stampa oggi a Campobasso dei gruppi consiliari del Partito Democratico e della Sinistra. Beh, insomma, siamo molto sorpresi per quello che sta accadendo in questi 2 anni, 2 anni e mezzo oramai di amministrazione, perché nonostante che avessimo lasciato finanziamenti, progetti, studi pronti per iniziare e aprire i cantieri, non lo si è fatto. Non solo, ma questo rischia di diventare il simbolo delle incompiute del futuro, perché i lavori dal 2019 sono oramai fermi. E non riprendono, c'è stato anche un incontro in prefettura, quindi rischiano di rimanere bloccati, di perdere risorse, soprattutto di doversi ricercare altre risorse per completare le opere. Non solo questo, ahimè, il problema è che questo anno scolastico, nonostante che si sapesse oramai come fosse la condizione, su alcune scuole è iniziato in ritardo, mancano i banchi, mancavano le aule, le scuse, le solite scuse, ma mancavano i soldi del governo quando si sapeva che sarebbero arrivati. Quindi gravi e colpevoli ritardi che non depongono bene, anzi mettono in difficoltà le scuole per il futuro della nostra città.